Allora, vi ringrazio dell'invito, avete fatto molto male ad invitarmi perché io sono noto per creare dei disastri, cioè non sono proprio adatto a, come dire, c'è una festa di celebrazione. Io ricordo che una volta una famosa cooperativa del Piemonte, anzi di Torino, mi invitò a una festa di celebrazione come questa in cui c'erano altri papabili della politica, dell'economia. Io feci una critica violentissima al mondo della cooperazione e non mi si parlò più per 20 anni. In questo caso però io sono anche in una veste differente, che pensa al vostro presidente, perché infatti l'ho tantinato prima di prendere la parola, e quindi sarò molto attento a non offendere nessuno perché ho bisogno di favori da lui. Quello che dovrei parlare io è la funzione sociale della cooperazione. Qual è la funzione sociale della cooperazione? Io ho appena terminato un libro di 500 pagine che sono sicuro che nessuno di voi leggerà, tanto meno il mio allievo qua presente che appunto ha preso 20, forse dovrebbe leggere così imparano di più, perché devo dire che è quel corso caso. Raramente ho trovato un livello così basso. Detto questo, vorrei solo dire che la funzione sociale della cooperazione è uno dei punti in questo libro, lo chiuso proprio parlando di quello che è la funzione sociale della cooperazione. E poi parlare del futuro della vostra attività. Allora, è molto facile parlare della funzione sociale, della cooperazione sociale, perché qui la funzione sociale è in re ipsa, svolge un'attività che è di per sé sociale, perché opera nel campo cosiddetto sociale, e infatti questo tipo di imprese, questo tipo di enti, ne abbiamo parlato e ne parliamo in continuazione nell'Osservatorio dell'Economia Sociale della Camera di Commercio di Torino, dove abbiamo monitorato le varie esperienze, e certamente la cooperativa sociale ha un suo punto fondamentale, un suo punto centrale, e voler dire fare socialità facendo anche impresa, che non è facile, perché proprio uno degli aspetti che più incontro, aspetti critici che incontro nel mondo del sociale e in particolare delle cooperative sociali, è che è difficile far capire che non sei un'associazione ma sei un'impresa. Certamente quello che abbiamo visto prima sul bilancio sociale ci fa capire che invece questa è un'impresa a tutti gli effetti. Ma io in questo momento sto facendo il beccamorto, cioè il becchino di un'impresa sociale che invece è andata in malora. Posso assicurarvi che non sempre questa filosofia, questa mentalità è presente. Basta solo sfogliare i libri sociali di alcune di queste imprese cooperative sociali per vedere, magari ci trovate anche degli scarabocchi e dei pupazzetti sui libri sociali, sui libri bilancio, con l'assemblea e discorrendo, cioè perché quando io faccio dei rilievi si dice, ma siamo un'associazione. No, tu non sei un'associazione, sei un'impresa che ha delle regole da rispettare. Questa cooperativa è da questo punto di vista certamente maestra per molte altre esperienze. Ma anche per un altro aspetto che proprio nell'Osservatorio dell'Economia Sociale abbiamo messo in evidenza e cercato di porre in evidenza nei confronti dell'amministrazione regionale, non sempre capiti. E cioè che fare impresa nel sociale vuol anche dire fare innovazione di impresa, cioè per tutte le imprese, vuol anche dire insegnare a fare impresa in modo un po' diverso. Qui però ci agganciamo a un altro tipo di discorso, che è un discorso più complesso e che riguarda non solo le cooperative sociali, ma tutte le cooperative. Perché la cooperativa sociale, come tutte le cooperative,
ha un suo sviluppo, ha un suo futuro nel momento stesso in cui sa identificare una funzione sociale che non è solo e non può essere solo la funzione sociale, che ho detto prima in reincia, delle cooperative sociali. Occorre che la cooperativa abbia una sua funzione di per sé, che va al di là dell'operare in ambiti di particolare rilievo sociale. E questa funzione sociale delle cooperative ce l'ha, la cooperativa sociale ce l'hanno tutte le cooperative, o dovrebbero averle tutte le cooperative. Ricordavo un famoso giurista tedesco, anni fa, che lo scopo dell'impresa, quella era l'impresa di navigazione, era quella di far viaggiare i battelli sul remo e non tanto quello di dare dei dividendi ai propri soci. E questo scopo sociale la cooperativa ce lo dovrebbe avere nel suo DNA, perché la sua finalità non è quella di remunerare, almeno quella principale, di remunerare il capitale investito dai soci, bensì di dare un servizio ai soci. E dare un servizio ai soci in un quadro di democrazia. Fare una cooperativa vuol dire, vuol dire che i soci sono imprenditori di se stessi in un quadro democratico che ha come finalità quello di dare un servizio a se stessi. In questo la cooperativa sociale è ancora più maestra, perché sa dare un servizio non solo a se stessi ma anche ai terzi, infatti si parla di mutualità esterna. Si dice che la cooperativa, sto finendo perché fra un po' vedo che questo schizza su e mi tira una palla in testa, perché sarà studiato qualche marchingegno, per evitare una cosa di questo genere, chiudo rapidamente osservando questo. Famosi studiosi che vanno alla Parola Maggiore, ho finito, mi hanno arrivato questa perché poi perdo il filo, non so più da che giorno. Allora, alcuni giuristi ed economisti americani dicono che la cooperativa funziona solo se opera in aree abbandonate dal mercato, che opera solo nei settori in cui ci sono fallimenti del mercato, solo qui potrebbe avere successo. Bene, questa tesi, che è una tesi che vale per molte cooperative sociali, che stanno in piedi perché in quegli interventi non vuole farli nessuno e quindi più o meno vi battono, questa tesi non vale per le cooperative in generale, non può valere per le cooperative in generale. È vero che molte cooperative sopravvivono nei fallimenti di mercato, ma è anche vero che la storia di successo di molte cooperative, compresa la vostra, dimostra che può essere anche la cooperativa una reazione a un fallimento dell'impresa ordinaria, che ha valori esattamente opposti a quella delle cooperative, cioè non democratici e non solidaristici.